nostro amico Stefano Ferreri, che domani fa l'onomastico. Tanti auguri! Certo, facciamo tanti auguri! Oh, tanti auguri a Stefano, che però non si vuole accomodare qui. Sì, non si vuole accomodare. Non lo so che veniva nei vostri studi, che sono stata a casa sua. Sei stata a casa sua? La famiglia di Stefano Ferreri. La salutiamo anche noi, è qui con noi il nostro Stefano. Senti, quello è lo spremiagrumi, vedi? Sì, eccolo qua. Ma... Che porta è? Questo è lo spremiagrumi. Senti, Elvira, hai visto che il nostro programma questa sera, oltre... Che cosa hai mangiato innanzitutto a casa di Stefano? Cosa avete mangiato? Tutto e di più, non ti dico altro. Di tutto e di più. E senti, invece questa... Prego, prego, sciacqua pure tutto, vai, vai Leo. Senti, questa questa coppia che sta nascendo, diciamo, televisivamente parlando, hai sentito prima la nostra telefonata alla Beautiful? Sì, l'ho sentita. Che ne... auguri a Leo. Auguri, auguri. Bravissimo. Facciamo anche noi gli auguri a Leo, vero? Tanti auguri Leo, per Natale chiaramente. Senti Elvira, e domani invece che cosa mangerai? E domani non lo so. Non lo sai, va bene. È sorpresa. Noi stiamo dando tanti suggerimenti, hai visto con Leo per il pranzo, il cenone di Capodanno, il giorno di Capodanno, ma anche qualche spunto per domani se vorrete. Va bene Elvira? Sto guardando. Va benissimo. Sono rientrata adesso e sto guardando. Perché mi ha accompagnato Stefano, lo ringrazio tantissimo. Benissimo. A lui e alla famiglia. Va benissimo, cara carissima, noi ti salutiamo, cara Elvira, continua tanti a seguirci. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Continua a seguirci fino alla fine, va bene? Sì, sì, ciao. Oh. Intanto, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Carmela di Sant'Ilario. Carmela di Sant'Ilario. Di Sant'Ilario. Buonasera cara Carmela, come va? Questo è forte qua. Grazie. Siete bravissimi tutti. Cara grazie. Carmela, tu sei gentilissima, come va? Così così, vi guardo quasi tutte le sere. Oh, grazie cara Carmela, come sono andate queste feste? Insomma, discretamente. Adesso. Ma hai mangiato tanto oppure no? Purtroppo sì. E infatti, e noi questa sera, vedi, continuiamo a cucinare. Che cosa in particolare ti è piaciuto di più? Che cosa? Tutto mi piace. Oh. Mettiamo... E senti, di dove sei? Sant'Ilario? Ah, ecco. Stiamo Sant'Ilario, mettendo... sì, provincia senti, di Reggio Calabria. E qualche dolce tipico particolare che hai mangiato più volentieri? Non saprei, ma mi piacciono tutti. Oh, benissimo, va bene. Mi piacciono tutti. Senti, volevo domandargli al cuoco. Sì. Come fare un pollo ripieno? Se mi può suggerire qualcosa. Per adesso non ce l'ho. Ah, guarda, cara, adesso noi finiamo con la nostra ricetta, con i nostri ingredienti, e poi tra poco magari te lo dice. Tu continua a seguirci, va bene? Va benissimo, vi ringrazio tanto. Tanti auguri a tutti. Va benissimo, cara. Ti salutiamo, tanti auguri, e tra poco ti diremo tutto sul pollo ripieno. Ciao, grazie, va mille bene, auguri. Ciao. Ti ringrazio, buonasera. Il vino, lo champagne. Lo champagne. E mezzo litro di vino. Oh, e il vino, mezzo litro di vino. Ecco, e questa poi deve andare nel frigo per nel frigo, all'ultimo per tre ore, noi la mettiamo in frigo, comunque deve stare in frigo. Pronto? Ciao, sono Margherita. Ciao Margherita, da Cosenza. Come buona... stai? Tanti auguri, Simone. Tantissimi auguri. È vero, cara Margherita, come stai? Hai visto che tutto sorpresa fatto questa sera con il nostro Leo? Sì, ma tu Beautiful l'avevi scoperto stasera, io invece ho MasterChef tante volte. Ma io non sapevo nulla, perché io non purtroppo non seguo, quindi non... Ma lui è molto modesto, molto bravo. No, io Leo ho scoperto stasera, no, io Leo lo conosco bene, Leo, non seguo magari quello che capita nella trasmissione, ma so che è bravissimo come chef. No, io il Beautiful l'ho scoperto stasera. Il Beautiful, sì, reggi. Ma questo Beautiful, questa love story va avanti da tanto oppure no? Sì, io ho seguito MasterChef, sì, almeno... È la love story, con tutti
i programmi, pure a Masterchef. Una volta mi ha chiamato una signora. No, ma con Rosita in particolare, voglio sapere. No, ma adesso da qualche settimana con Rosita, una new entry, quindi. Ecco. Ah, ma lui non ci fila, lui, no. No, come mai? No, dico Rosita, dacci una calmata che non... Ma forse non magari, magari è innamorato di qualcun altro, Leo? Certo. No. No, non è innamorato, dice che il suo cuore è libero, vero Leo? Sì. Il cuore di Leo è libero, ha capito? Timo, senti, volevo dire ad Antonella quella di Cosenza, sì. No? Che Telespazio ha fatto anche un miracolo, ha avvicinato Cosenza a Catanzaro. Ma veramente, senti, infatti questo... Adesso togliamo. Aspetta, perché tu... Cosenza a Catanzaro... Non ti innervosire per il Beautiful, aspetta un attimo, Leo, non... No, tu gradisci, vero? Ecco, aspetta un attimo, già andava avanti e ha avvicinato Cosenza, ma tutta la Calabria in fondo dovrebbe essere unita. No, ma Cosenza a Catanzaro, guarda, Cosenza a Catanzaro... Non è tanto, non c'è molta simpatia. Per il calcio, voglio dire. Ah, ecco, vabbè. Per lo spazio avvicinato, Cosenza, non è niente. Anche guarda. Perché noi siamo al di là del calcio, al di là di ogni appartenenza. No. Però c'è il feeling che c'è stato l'avvicinamento, che non sia il calcio, ma che è là. Sì, ha fatto il miracolo. Siamo contentissimi di questo, veramente siamo molto felici, vero Leo? Felicissimi, sì. Leo, mi raccomando che io aspetto fino alle 24, voglio sentire l'altra telefonata, E anch'io, veramente, ma Rosita sicuramente ci richiamerà, ma chissà. Anche ti ha detto mio marito, senti, ma pure un giorno di Natale. Anche mio marito, veramente, l'ha detto, senti, ma pure il giorno di Natale. Anche mio marito l'ha detto. Senti, ma che ti volevo dire, la nostra Margherita, vero hai detto? Sì. Io sto scoprendo molte cose interessanti, mi fa piacere, sai? Torneranno utili. Intanto Leo è passato ad un'altra ricetta con la sindrome del coltello. Leo, che cosa allora, andiamo a saltare i porcini. Però questa coltella, guarda come va. Hai visto che bravo? Cosa stiamo facendo? Che piatto è? Il risotto che il risotto con i funghi porcini. Allora diamo gli ingredienti. Senti, cara Margherita, segui e magari se vorrai richiamare per fare un tuo intervento. Intanto abbiamo scoperto che è single, poi vedremo, procederemo andando avanti, va bene? Va benissimo. Ciao Margherita, grazie mille. Risotto, ciao, champagne e funghi porcini, sempre champagne, questa sera è festa. 500 grammi di riso, un dado vegetale, cipolla, aglio, un bicchiere di champagne e 300 grammi di funghi porcini. Vai Leo, spiega tutto. Allora, adesso dobbiamo solo tirare nella padella, aspetta un attimo. Stiamo tagliando i nostri funghi porcini. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera cara signora, con chi parliamo? Io sono Filomena da Cosenza. Il suo nome è signora Filomena. Filomena, buonasera, benvenuta. Grazie, vi vorrei fare i migliori auguri a tutte. Grazie. A lei, al cuoco, con tutti quelli che siete lì presenti. Tanti auguri e tanti ringraziamenti per il tempo che ci dedicate senza non ingaggio. Grazie, signora. Grazie cara Filomena, dobbiamo dire la verità. Siete bravissime. Diciamo che in questi giorni c'è stato il dispiegamento di tutte le forze, di tutti quanti coloro che lavorano qui per tenervi un po' di difficoltà per prendere la linea. Sì, questo sì, è vero, hai ragione, cara Filomena. Senti, cosa ne pensi di questi piatti che sta facendo il nostro Leo? E ottimi, tutti buoni. Ma voi sapete che io tutti i giorni faccio qualcosa che fate voi. È il cenone, signora. È il cenone per il cenone di Capodanno. Sta dando dei suggerimenti. Veramente sono invitato dai miei figli. Senti, però io di giorno, tutti i giorni faccio qualcosa. Questo ci fa molto piacere, cara signora. Grazie. Io mi ricordo, non c'è bisogno che mi segni la ricetta, mi ricordo, sono ancora di buona memoria. Senti, cara Filomena, tu invece che cosa hai preparato in questi giorni? Oggi ho fatto lasagna al forno. Ieri sera abbiamo fatto la cena della mia figlia, tutta a base di pesce. Adesso a Capodanno sono da mio figlio, non so, quello che fa capretto, tutte queste cose. Oh, ma a me questo mi,
questi i dolci, per esempio, i dolci come facevo io li ho fatti tutte, li ho dati ai miei figli, alle amiche.